Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Come potete vedere ho finalmente rappato la prima maniglia della portiera, ovviamente sia davanti che dietro, è venuta abbastanza bene direi. Vi farò vedere come rapparla dall'altra parte, ovviamente vi faccio vedere anche come si smonta. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Allora ragazzi, io il pennello ho già smontato e vi posto il link qua sopra, sempre in alto a destra, su come levarlo. Quindi non vi starò a rispiegare tutto lo smontaggio. Ovviamente vi faccio vedere soltanto come si leva la parte dietro della maniglia, perché quella davanti si vede nel video. Cominciamo subito, ci sta una vita stella qua e una qua sotto. Una e due. Dopodiché questa si sfila verso il basso. Ecco fatto. Andiamo subito a rapparla. Ok, occorrente oltre le maniglie, taglierino, pistola termica professionale questa e la pellicola. Prendiamo più o meno la misura. Ok, leviamo l'adesivo. Premete bene così che l'aria possa uscire fuori. Ecco andiamo a rimontarcela in questo senso. Prima la infiliamo qui in alto e poi in basso. Fatto ciò, avviamo. Ovviamente non tiratele troppo perché non ce n'è bisogno. Una volta montata la maniglia, rimontiamo il pannello. Ok ragazzi, ho finito anche questa, abbiamo montato tutto, funziona la luce, il finestrino funziona tutto, quindi è tutto a posto. Il lavoro è venuto veramente bene sia da questa parte che dall'altra. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E soprattutto iscrivetevi alla mia pagina Facebook perché lì mando tutte notizie, eccetera. Se avete qualche problema potete scriverlo sotto nei commenti e se avete qualche video da consigliarmi, qualcosa da portare, fate pure. Per questo video vi saluto, ciao a tutti.